Ristoranti Mani in Pasta, aperti a pranzo e a cena 7 giorni su 7. A Saione e nuovo punto Via Guido Monaco. Numero verde 800 909 206. Un saluto a tutti gli sportivi di Sport a Chilometri Zero Basket e buon basket a tutti. Sabato 15, domenica 16, cioè oggi, va in onda la ripresa del campionato di C-Gold e C-Silver in una Toscana ancora non omogenea per le note tematiche sanitarie. Allora, tre sono le partite che oggi potremmo commentare. La prima è stata sostenuta ieri a Montecatini tra Gemma Montecatini e Olimpia Legnaia. Ha vinto 88-57 la squadra di Coach Del Re contro la squadra di Zanardo. Come vogliamo commentare la partita? È stata una partita subito in discesa per la squadra di Coach Del Re, 28-7 il primo quarto, ma una Olimpia Legnaia senza Baldinotti e Guzzon, ma reduce da una situazione Covid abbastanza particolare, ha onorato il campo al meglio cercando di opporsi a una squadra, Gemma Montecatini, sempre più rullo compressore, che in più aveva il nuovo acquisto, cioè Zampa, che è ritornato, e siamo contenti di questo, in campo. Insomma, scende in campo Del Re con Maringo, Raisio, Molteni, Neri e Ghiaré, questo ragazzo del 2002 che continua ad essere nel quintetto di Coach Del Re, e in panchina c'è Zampa che alla fine metterà al referto 7 punti. Dall'altra parte scende Gobbato del Secco Nicoci Riboli, o Riboli, il neoacquisto del 2002 da parte della squadra di Coach Zanardo e Scampone. Sono fuori Bernardo Bardinotti e Alessandro Guzzon. Insomma, un avvio complicato per Olimpia Legnaia, che vede gli avversari sicuramente andare a canestro con più facilità, con più corsa, con più organizzazione. La squadra è legata, Molteni, Maringo e Raisio sanno sicuramente portare punti importanti. Finisce 27-8 il primo quarto. Nel secondo quarto l'offensiva di Legnaia appare più decisa, ma davanti c'è una Gemma Montecatini che, come dice il Coach Del Re, si è sempre allenata in questo frangente di vacanze misto a situazioni di emergenza, riuscita a portare avanti il programma di allenamento, ma certamente niente scontato nel basket. Finisce il secondo quarto 48-24, riprende da dove aveva lasciato nel terzo quarto. Insomma, tanta Gemma, è una Legnaia che prende confidenza sicuramente con il ruolo che fino adesso ha svolto, cioè una squadra giovane, intensa, una squadra che va di corsa, caratteristica che il suo coach Zanardo gli ha sempre impresso. Insomma, alla fine saranno 20 punti di Maringo, 10 di Bruni, 7 di Zampa, 10 di Molteni, 13 di Spagnoli, 4 di Konaté, 16 di Raisio, 6 di Neri. Dall'altra parte ha referto Gobbato 14, 8 del Secco, 10 Nicoci, 2 Empecche, 3 Mezzarelli e 2 Catalano. Insomma, alla fine vince meritatamente Gemma con Montecatini, che continua la sua corsa in attesa del derbissimo che ci sarà il 26 di gennaio. E allora, in attesa del prossimo turno e dei turni di oggi 16 gennaio, auguriamo buon basket a tutti. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando, di non svelare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quello che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo, ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti. Mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno.